voglio riprendere qui la questione dell'ideologia e della lotta per l'egemonia, che sono temi sicuramente imprescindibili quando si affronta il problema legato alla filosofia della praxis nei quaderni. Abbiamo già detto, ed è un leitmotiv nella critica, nella storia delle interpretazioni, il fatto che tutta l'opera gramsciana, tutta la ridefinizione gramsciana del codice marxista orbita intorno al fuoco prospettico della valorizzazione della superstruttura, ecco, la valorizzazione del fatto culturale, come scrive testualmente Gramsci. L'hanno sostenuto Perry Anderson, ad esempio, il già citato autore del dibattito nel marxismo occidentale, l'ha sostenuto Norberto Bobbio anche nei suoi saggi gramsciani. È un tema di pubblico dominio, diciamo, nella critica gramsciana. In effetti Gramsci conferma questa lettura quando scrive a pagina 1224 che uno degli aspetti più peculiari della filosofia della praxis è, lo cito, la valorizzazione del fatto culturale, dell'attività culturale, di un fronte culturale come necessario a quelli, accanto a quelli meramente economici e meramente politici. Pagina 1224. Interessante questa definizione perché oltre a ribadire l'importanza della cultura come luogo di acquisizione dell'autocoscienza, pone anche l'attenzione sulla non riducibilità della cultura al momento economico e al momento politico. Quando Gramsci parla di cultura, intende qualcosa che certo ha a che fare con la politica, ma che non è riducibile puramente alla politica. Già anche mi pare che abbiamo fatto cenno al fatto che molti autori, spesso con intenti anche molto critici verso Gramsci, hanno rilevato che nella sua opera manca un'analisi concreta, approfondita dei meccanismi economici, o che se non altro tale analisi risulta decisamente più povera rispetto a quella filosofica del fatto culturale, dell'elemento nazionale popolare, della filosofia della praxis e in generale degli aspetti, diciamo, politici, storici, variamente culturali e filosofici. In effetti questa enfatizzazione del fatto culturale potrebbe essere anch'essa una chiave di accesso ai quaderni del carcere. Fin dai tempi dell'Ordine Nuovo, della sua attività pratica a Torino, Gramsci era convinto che la cultura, intesa non genericamente come la tesaurizzazione del sapere, ma come luogo della formazione della coscienza, fosse fondamentale, indispensabile per la lotta politica. Aveva svolto l'attività di Socrate fra gli operai a Torino, ha cercato di maieuticamente di far loro acquisire coscienza di sé, farli diventare ciò che erano, potremmo dire. A questo proposito è interessante ricordare che in alto, nella testata dell'Ordine Nuovo, campeggiava la scritta «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza». Istruitevi significa appunto acquisite coscienza del mondo storico, dei rapporti sociali. Ricordate il tema hegeliano, dicevo, per cui un operaio non è operaio se non sa di esserlo, fondamentalmente, se non ha coscienza della propria condizione di classe. E proprio questa valorizzazione della coscienza, della cultura, del fatto culturale aveva portato Gramsci in polemica con il Partito Socialista e in certa misura con tutte le varie forme di marxismo deterministico. Per Gramsci, nei quaderni, già l'abbiamo visto, la superstruttura non può essere intesa come mero riflesso meccanico della struttura. Questa visione grezza del marxismo è quella dominante nella Seconda Internazionale, quella che pensa il mondo della superstruttura come meccanica e automatica produzione del mondo della struttura, come se appunto le idee, le realizzazioni culturali, le determinazioni superstrutturali, giurisprudenza, religione, politica, fossero solo necessarie conseguenze della struttura economica.
In questo modo, diceva Gramsci, riprendendo una formula crociana, il marxismo deterministico trasforma l'economia, la struttura, in un dio ascoso, in una divinità insondabile che determina tutto, che diventa la causa incausata che permette di spiegare ogni altra realtà. In questo modo la struttura prende il posto di Dio, diventa l'artefice del mutamento storico e di conseguenza annichilisce ogni valore autonomo alla cultura, alla politica e alle varie forme della superstruttura. Abbiamo visto che Gramsci, ed è una cifra di tutti i quaderni, ha come proprio obiettivo polemico sempre i processi di ipostatizzazione metafisica con cui si perde di vista la storicità dei processi, si trasforma in materia divinizzata quelli che in realtà sono processi. E questo è il grande pregiudizio del marxismo deterministico, in accordo con il quale, dice Gramsci a pagina 1322, mutatasi una struttura, tutti gli elementi della corrispondente soprastruttura debbono necessariamente cadere. Fine citazione. Certo, è verissimo che gli elementi superstrutturali sono sempre a stretto contatto, in dipendenza della struttura e dunque della concretezza storica oggettiva. Le idee di un mondo storico, la superstruttura di un mondo storico è sempre connessa al mondo storico concreto. Ma ciò non comporta, ad avviso di Gramsci, un rapporto deterministico per cui la struttura determina la superstruttura. Al contrario, il nesso deve essere inteso come elastico e biunivoco, tale per cui, condizionati dalla struttura economica, gli elementi superstrutturali possono poi a loro volta agire con un margine di indipendenza sul piano della struttura. Del resto, se ogni nostra idea fosse semplicemente emanazione diretta e santificante della struttura, non si spiegherebbe perché lo stesso Marx sia venuto elaborando sul piano delle idee una critica del capitalismo. Se le idee dovessero solo rispecchiare la realtà oggettiva, non si darebbe mai una contraddizione, una forma di conflittualità ideale rispetto all'ordine delle cose. Ciò significa che per Gramsci è possibile non soltanto tratteggiare uno sviluppo relativamente autonomo delle forme culturali, ma anche incorporare l'elemento superstrutturale nella lotta di classe. Le superstrutture sono momenti della lotta di classe perché aiutano il costituirsi della classe, aiutano a prendere coscienza del conflitto. Non si limitano a riprodurre la realtà com'è, ma possono anche portare alla critica, all'acquisizione di coscienza. Non sono l'esito necessitato dell'andamento storico e delle leggi strutturali. Diventano un fenomeno di organizzazione del conflitto nell'ambito delle idee. Per questo Gramsci, a pagina 1321, valorizza l'importanza del fronte della lotta culturale, come egli lo chiama, il valore concreto storico delle superstrutture nella filosofia della praxis. Valore concreto storico vuol dire l'importanza che esse hanno come luogo di acquisizione della coscienza e del conflitto. Il fatto che, come insegna Marx, l'essere determini il pensiero non comporta un nesso meccanicistico. Al contrario, un rapporto di dipendenza della superstruttura dalla struttura, certo, ma anche entro certi margini la possibilità per la superstruttura di criticare la struttura, di prospettare una possibile trasformazione. Lo stesso Marx, lo dicevo prima, è a suo modo un teorico delle superstrutture, nella misura in cui elabora a livello concettuale una critica del capitalismo e un'organizzazione della classe dominata come classe in rivolta rispetto al capitalismo. Ecco perché Gramsci a pagina 436 e 437 così scrive: anche le sue dottrine sono una superstruttura, le sue di Marx.
Marx afferma esplicitamente che gli uomini prendono coscienza dei loro compiti nel terreno ideologico, delle superstrutture, il che non è una piccola affermazione di realtà. La sua teoria vuole appunto anch'essa far prendere coscienza dei propri compiti, della propria forza, del proprio divenire a un determinato gruppo sociale. Fine della citazione. Abbiamo quindi una correzione antideterministica, anche in questo caso, del nesso tra struttura e superstruttura. Vi dicevo nelle volte scorse che il movimento di pensiero dei quaderni è un po' quello di rileggere la prefazione per la critica dell'economia politica sul fondamento delle 11 tesi su Feuerbach. E quindi superare questo nesso deterministico di essere pensiero, se preferite, di struttura e superstruttura, rileggendolo in chiave di filosofia della praxis, appunto. La cultura quindi ha una sua dimensione, almeno in parte autonoma. Certo, è sempre legata al concreto mondo storico in cui viene prendendo forma. Dice Gramsci a pagina 773 con una metaforica che oggi la sensibilità contemporanea liquiderebbe come maschilista, dice Gramsci. La cultura non si produce per partenogenesi, ma per l'intervento dell'elemento maschile, la storia, l'attività rivoluzionaria che crea il nuovo uomo, cioè nuovi rapporti sociali. Pagina 773. Per questo il marxismo, o meglio la filosofia della praxis, ha tra i suoi compiti fondamentali anche, l'abbiamo già visto, quello di destrutturare tutte le visioni deterministiche di cui si sostanzia ancora il marxismo della Seconda Internazionale. In particolare, lottare, cito Gramsci, contro la pretesa, presentata come un postulato essenziale del materialismo storico, di presentare ed esporre ogni fluttuazione della politica e dell'ideologia come un'espressione immediata della struttura. Pagina 871. Vedete appunto la falsa concezione dominante nel marxismo che pensa la superstruttura, l'ideologia, la politica, le forme giuridiche come semplice fluttuazione necessitata dalla struttura. Gramsci utilizza un'espressione nei quaderni per meglio chiarire e tratteggiare il rapporto biunivoco fra la struttura e la superstruttura. Utilizza un'espressione che, come quasi sempre accade nei quaderni del carcere, è mutuata da altri autori. Tutte le grandi espressioni dei quaderni del carcere, rivoluzione passiva, spirito di scissione, nazionale popolare, sono mutuate da altri autori. E qui, in questo caso specifico, Gramsci usa l'espressione di blocco storico, un'espressione che egli mutua da Sorel, un autore molto presente in verità nei quaderni del carcere, un autore che Gramsci conosceva. Un autore dal quale attratto essenzialmente per il tema della praticità, ma poi anche per un altro tema importante nei quaderni, che è quello del mito. Sorel ha teorizzato esattamente il mito come momento mobilitativo. Gramsci parlerà nei quaderni di fantasia concreta, per superare proprio l'idea dell'utopismo astratto, il dover essere iperuranico e della pura duplicazione realistica di ciò che è. La fantasia concreta è una fantasia, un'utopia basata su necessità obiettive, appunto, sulle condizioni oggettive della storia. Che cos'è il blocco storico? È essenzialmente l'unità dialettica, dinamica, biunivoca, che viene a istituirsi in un momento storico tra la struttura e la superstruttura, ossia tra il complesso dei rapporti della produzione e le istituzioni giuridiche, politiche, ideologiche, culturali tipiche dell'epoca. Si ha allora il blocco storico quando in una data fase si stabilisce un nesso omogeneo, un legame organico, dice Gramsci, tra
tra la struttura e la superstruttura. Scrive Gramsci, la struttura e le superstrutture formano un blocco storico, cioè l'insieme complesso e discorde delle superstrutture. Sono il riflesso dei rapporti sociali di produzione. Pagina 1051. È un'unità compatta di forze materiali e formazioni ideologiche, è un rapporto dinamico in cui una parte non può esistere senza l'altra. Senza una propria forma ideologica, senza una propria espressione superstrutturale, le forze materiali non sarebbero concepibili. Se è vero che ogni essere esiste sempre come pensato, ecco, una pura struttura non posta in una forma superstrutturale non potrebbe esistere. Ma allo stesso modo, senza le forze materiali, cioè senza il concreto rapporto strutturale, le formazioni ideologiche sarebbero, dice Gramsci, meri ghiribizzi individuali. Pagina 869, mere ideazioni astratte e disincarnate dalla realtà. Gramsci usa un'altra metafora per rendere ragione del blocco storico fra le strutture e le superstrutture, l'immagine dello scheletro e della pelle, pagina 437. Il rapporto di connessione tra le strutture e le superstrutture è un rapporto del tutto analogo, perché biunivoco e complementare, a quello che nel corpo umano connette lo scheletro alla pelle. Gli uomini acquistano coscienza delle strutture solo nell'ambito delle superstrutture. Gli uomini acquistano coscienza dei loro obiettivi storici solo nell'ambito delle superstrutture. Sicché, per Gramsci, il mutamento della società può avvenire solo tramite l'azione politica degli uomini organizzati anzitutto nell'ambito della superstruttura. Ecco perché è così importante nell'impianto dei quaderni il tema della cultura e con esso anche il tema dell'ideologia. Qui occorre soffermarsi con attenzione su questo lemma. Sarebbe interessante fare la storia del concetto di ideologia. Primi a utilizzare questa formula, l'abbiamo già detto, erano stati i cosiddetti ideologhe, come venivano sprezzantemente chiamati da Napoleone. Gramsci, fermandoci al concetto nel suo sviluppo marxista, Gramsci riprende insieme, supera la concezione marxiana delle ideologie. Per Marx, già lo sappiamo, l'ideologia corrisponde sempre a una funzione santificante del pensiero. L'ideologia è la falsa coscienza necessaria con cui gli attori sociali si figurano naturale, eterno, universalmente valido, un rapporto che in realtà è storico, concreto, sociale, e a vantaggio di una parte della società, di una delle classi nello scacchiere politico e sociale. Gramsci è d'accordo con Marx, certo, l'ideologia è anche questo. L'ideologia, Gramsci lo dice nei quaderni, riprendendo quasi alla lettera di fatto il discorso di Marx, è quella formazione del pensiero che naturalizza lo storico, presenta come naturale, fatale, necessitato, quello che in realtà è un rapporto sociale storicamente determinato, e B, l'ideologia tende sempre a presentare l'interesse della parte come se fosse l'interesse dell'intero. Fa valere un imperialismo dell'universale, potremmo dire con Bourdieu, con Pierre Bourdieu, cioè prende la parte e la spaccia imperialisticamente, cioè imponendola a tutti come se fosse valida per l'intero, come se fosse l'intero. L'esempio classico è quello delle leggi dell'economia capitalistica, che intanto non sono leggi naturali e necessarie, ma sono storicamente determinate, e dall'altro lato sono leggi che vanno a beneficio di una parte della società, la classe dominante, e vanno a detrimento dell'altra parte, la parte dei dominati. Certo è, dice Marx, che in ogni società le idee dominanti sono le idee della classe dominante e quindi i rapporti dominanti presentati in forma
ideologica, superstrutturale, direbbe Gramsci. Si possono fare attualizzazioni molteplici di questo concetto, se pensate, per parlare di cose molto concrete, al concetto di economia oggi, che è l'emblema della naturalizzazione di qualcosa di storico e sociale. Si parla di economia come se fosse una realtà neutra, naturale, l'unica economia possibile, quando in realtà si sta parlando di un'economia specifica, storicamente determinata, l'economia di tipo capitalistico. Dimenticando il fatto che per molti secoli gli uomini hanno avuto certamente forme di economia che non erano però di tipo capitalistico, a prescindere dal fatto che fossero migliori, peggiori, quant'altro, quindi una discussione di ordine puramente storico stiamo facendo. In secondo luogo, possiamo pensare oggi a plessi teorici come quello legato alla mondializzazione o alla competitività, che vengono presentati anche in questo caso come naturali e necessari. L'uomo è per natura competitivo. Pensate alla tesi di Adamo Smith, l'uomo che per natura è un animale libero scambista, un animale che compete con i propri simili. La mondializzazione stessa viene presentata come un processo antico quanto il mondo. Già Cristoforo Colombo sarebbe stato un globalista, secondo la narrazione oggi trionfante. Già lo stesso Odisseo sarebbe stato, oltre che migrante, anche mondialista. Appunto, si naturalizza un rapporto sociale storicamente determinato che ha a che fare con i processi reali e concreti. Ma poi c'è l'elemento, come dicevo, della universalizzazione del particolare. La mondializzazione è un processo che certamente giova a una parte, quella dei capitalisti, che possono giovarsi della concorrenza globale e quindi della competitività globale. Ecco l'altra parola chiave che evocavo. La competitività non è un termine neutro. Per il signore corrisponde alla possibilità di trovare sempre qualcuno disposto a produrre il medesimo a un prezzo più basso e quindi permette di utilizzare le due leve della delocalizzazione della produzione e dell'abbattimento dei diritti sociali mediante la concorrenza al ribasso, laddove invece per il servo, uso qui le grammatiche di Hegel, corrisponde esattamente alla perdita di diritti, alla necessità di competere al ribasso con chi dall'altra parte del mondo ha meno diritti rispetto a lui. Nell'ideologia tedesca Marx dice l'invenzione di una macchina in Inghilterra manda a morte intere popolazioni in India. Là, lo scenario mondializzato che già Marx aveva chiaro. Ecco, questo è un primo concetto di ideologia. Appunto, la glorificazione superstrutturale dell'esistente presentato come naturale e come universalmente valido. Questa è la concezione che potremmo chiamare statica dell'ideologia, l'elemento ideologico come semplice riflessione, o meglio come semplice riproduzione di ciò che già è. Però poi Gramsci, accanto a questa versione dell'ideologia, che ripeto usa sulla scia di Marx, introduce anche un altro concetto, un'altra variante dell'ideologia. Variante che si trova, anche se in termini non propriamente identici, anche in Lenin. Secondo questa seconda concezione, che voglio chiamare dinamica dell'ideologia, essa corrisponde a una formazione intellettuale che dispone all'azione, o se preferite, corrisponde a una visione del mondo che si traduce immediatamente in mobilitazione politica. L'ideologia è una visione del mondo che mobilita l'azione politica, che si traduce senza soluzione di continuità in azione politica. È, se vogliamo ancora riprendere il discorso di Gramsci, il luogo in cui concretamente diventa visibile la circolarità tra filosofia e politica. L'ideologia è il luogo in cui una filosofia diventa strumento di lotta politica per attuare la verità come questione pratica, dicevamo, con le tesi su Feuerbach. Ecco allora che l'ideologia
compare nel testo dei quaderni anche in questa seconda accezione, l'ideologia come visione politica che traduce immediatamente l'azione in atto. Ecco perché Gramsci nei quaderni parla, ad esempio, di ideologia mazziniana. Ecco perché Gramsci nei quaderni parla di ideologia massonica. Ecco perché Gramsci nei quaderni parla di ideologia meridionale. Attenzione, se nella prima accezione, quella statica, l'ideologia ha una valenza puramente decettiva, negativa, è la falsa coscienza necessaria, la rappresentazione del mondo storico-sociale in cui alberga la contraddizione, presentato come se fosse naturale, necessario, universalmente valido. In questa seconda accezione, quella dinamica dell'ideologia, l'ideologia diventa una vox media, potremmo dire, che può caricarsi di valore positivo o negativo a seconda della mobilitazione politica a cui concretamente dà luogo. Ecco perché l'ideologia meridionale, ad esempio, è qualcosa di positivo in Gramsci. Perché, come dire, è il modo in cui il conflitto servo-signore, è uno dei modi in cui il conflitto servo-signore si ridispone, meridione contro settentrione. Il settentrione figura come signore che schiavizza, piovrizza, dice Gramsci, il mezzogiorno, e il mezzogiorno reagisce a questa oppressione, o dovrebbe reagire a questa oppressione. Per questo Gramsci, come hanno notato alcuni autori della tradizione degli studi postcoloniali, degli studi dei cultural studies, ha messo in luce il tema di subalternità in Gramsci. Permette di estendere il rapporto servo-signore a tutta una serie di ambiti in cui Marx tradizionalmente non lo applicava. Il rapporto servo-signore, la subalternità, permette a Gramsci di leggere, ad esempio, il rapporto fra mezzogiorno e settentrione, tra periferia e centro del mondo, l'americanismo, tra popolo e elite, potremmo anche dire. Appunto, diventa una vox media l'ideologia. L'ideologia mazziniana, l'ideologia massonica, l'ideologia patriottica e così via. La stessa filosofia della praxis può con diritto essere intesa come un'ideologia. Nella sua essenza, l'ideologia, allora così intesa, cioè nell'accezione dinamica, si presenta come una sorta di volgarizzazione della visione filosofica. Come, se preferite, trasposizione di una visione filosofica in formazione ideologica che permette alle masse di fare politica. L'ideologia è la filosofia che diventa senso comune e che mobilita all'azione le masse, permette alle masse di uscire dalla passività. Diventa la rappresentazione della realtà propria di un gruppo sociale. In questo senso la filosofia della praxis diventa un'ideologia. È certamente una filosofia specifica con una sua origine nobile, potremmo dire, l'idealismo tedesco di Hegel. Ma quando diventa ideologia si volgarizza in qualche modo, perde il suo rigore filosofico, diventa qualcosa di più, appunto, volgare, accessibile alle masse, diventa un senso comune e permette alle masse stesse di orientarsi nella politica, di avere una propria visione del mondo con cui fare politica. Per questo Gramsci ritiene che tutte le grandi filosofie si sedimentino nella forma del senso comune. La filosofia non deve rigettare il senso comune, le masse, per Gramsci. Tra filosofia e senso comune non c'è un rapporto necessario di mutua esclusione, come sempre la tradizione aveva pensato. La filosofia è una cosa, il senso comune è agli antipodi rispetto alla filosofia. No, per Gramsci la filosofia ha il compito non di opporsi al senso comune, bensì di riformarlo, di farsi essa stessa senso comune in modo da purificare, per così dire, le visioni delle masse, permettendo loro di emanciparsi.
L'ideologia permette agli uomini di unirsi nell'adesione a una medesima verità pratica, di mobilitarsi in nome di una visione del mondo comune. È la fase intermedia tra la filosofia e la pratica quotidiana, dice Gramsci a pagina 1433. È la fase intermedia tra la filosofia come elaborazione astratta, teorica, e la vita quotidiana, la vita di ogni giorno, la pratica dell'esistenza quotidiana. Le ideologie sono allora la vera filosofia, perché portano in concreto le masse all'azione. In questo senso appare chiaro il senso dell'ideologia in questa seconda accezione, o meglio, se preferite, la costellazione concettuale che Gramsci istituisce tra ideologia, politica e filosofia. La filosofia marxista è un'ideologia, certo, però è un'ideologia non ideologica nel senso della ideologia statica, è ideologia solo nel secondo senso. Perché? Perché la filosofia marxista, dice Gramsci, è la sola ideologia che permette di vedere le contraddizioni della realtà, che non occulta la contraddizione ma la rende manifesta. In questo senso, dice Gramsci in un passaggio molto noto dei Quaderni, l'ideologia marxista è l'unica ideologia adatta alle classi che vogliano sapere tutta la verità su di sé e sul mondo in cui sono situate. Dice Gramsci, l'ideologia è, cito, l'espressione di queste classi subalterne che vogliono educare se stesse all'arte di governo e che hanno interesse a conoscere tutte le verità, anche le sgradevoli, e ad evitare gli inganni impossibili della classe superiore e tanto più di se stesse. Pagina 1320. Questo è il tratto specifico dell'ideologia marxista, intesa nell'accezione dinamico. Se preferite, il tratto specifico dell'ideologia marxista sta nell'essere l'unica ideologia che è ideologia compiutamente nel senso dinamico e non in quello statico. È l'unica ideologia in cui il senso dinamico e quello statico sono scissi completamente. È l'unica ideologia, come diceva Pasolini del marxismo, è l'unica ideologia che non mi fa perdere il contatto con la realtà. È l'unica ideologia che non occulta la realtà, ma mi permette di vederla così come essa è. Per questo, dice Gramsci, in maniera solo apparentemente contraddittoria, pagina 1864, il marxismo è la sola ideologia che si presenti come, cito, liberazione totale da ogni ideologismo astratto. È la sola ideologia che mi libera dall'ideologia. In che senso? Nel senso che appunto è la sola ideologia nel senso dinamico e non nel senso statico. È la sola ideologia che mi libera dagli ideologismi, cioè dalla falsa coscienza necessaria. Potremmo dire, variando il discorso di Gramsci, il marxismo diventa così la sola ideologia che affermi l'ideologia concreta contro quella astratta, quella dinamica contro quella statica. Diventa il luogo in cui gli uomini prendono coscienza del conflitto come essenza della realtà capitalisticamente strutturata e possono organizzarsi a livello superstrutturale per dare vita a forme di opposizione al conflitto, di gestione del conflitto. Ecco perché il conflitto di classe in Gramsci acquista un suo momento fondamentale, imprescindibile, come conflitto ideologico, come conflitto nella cultura, nelle forme della coscienza. Ecco perché nei Quaderni del carcere ha tanta importanza un concetto al quale forse più di ogni altro è legato il nome di Marx, a ben vedere, come quello di egemonia. L'egemonia ha a che fare esattamente con questa concezione delle superstrutture, con questa concezione dell'ideologia in senso dinamico.
il tema della egemonia ha aperto poi la strada a una storia delle interpretazioni ricchissima, fino ad arrivare a recenti volumi propriamente dedicati alla egemonia in campo socialista, di cui magari diremo qualcosa anche. L'egemonia è nell'essenziale, lo dico in maniera semplice, la capacità di una classe di saper tradurre le proprie rivendicazioni economiche in senso politico e culturale. Gramsci parla di catarsi a questo proposito, tema filosofico, se pensate che nella poetica Aristotele l'aveva utilizzato in riferimento alla tragedia come capacità di purificare le passioni, non purificarsi dalle passioni, ma purificare le passioni. Ecco, la catarsi è il momento in cui si passa dall'economico al politico, in cui una situazione economica viene ritradotta, ricodificata in ambito politico e culturale. È il passaggio dall'oggettivo al soggettivo, se vogliamo dire così. O come dice Gramsci, pagina 1244, dal momento meramente economico o egoistico-passionale al momento etico-politico, cioè l'elaborazione superiore della struttura in superstruttura nella coscienza degli uomini, pagina 1244. La catarsi allude allora alla purificazione dell'economico, nel senso di un allargamento delle prospettive, un allargamento degli orizzonti rispetto al momento della pura struttura. Un allargamento che si converte in capacità di mutare le condizioni materiali in strumento tramite il quale produrre una nuova forma etico-politica, una nuova coscienza, potremmo dire. Non voglio qui addentrarmi ora sulla storia del concetto di egemonia, né tantomeno nell'evoluzione che questo concetto ha nel percorso di Gramsci. Mi limito a dire che il termine egemonia viene impiegato da Gramsci già prima della stesura dei Quaderni, compare già nel 1924 e nel 1926, anche se in una concezione e in un'accezione diversa. L'egemonia è da un certo punto di vista la capacità di una classe di saper dominare consensualmente. Una classe è egemonica quando non ha soltanto il dominio, ma anche il consenso. L'egemonia è il momento del raccordo tra l'elemento del consenso e quella della forza. Scrive Gramsci a pagina 41 dei Quaderni, ci può e ci deve essere una egemonia politica anche prima dell'andata al governo, e non bisogna contare solo sul potere o sulla forza materiale che esso dà per esercitare la direzione o egemonia politica. Cioè, appunto, non c'è solo la questione della materialità del potere, c'è anche una questione del potere consensuale, potremmo dire. Ci possono essere forme di consenso che non sono ancora tradotte in potere politico. Gramsci pensa alla sua parte politica, prima dell'avvento del fascismo. Si sta creando un consenso, si sta creando un'egemonia lentamente, come emerge dal fatto, Gramsci lo dice, che sempre più intellettuali di classi diverse, di formazioni intellettuali diverse, aderiscono al marxismo, subendone l'egemonia, entrano nella sfera consensuale, potremmo dire, rispetto al marxismo. Può poi esserci, come a lungo è stato nel dominio borghese capitalistico, un'egemonia data dal potere con il consenso. Quello che Gramsci sta verificando e di cui ci restituisce un'immagine, con questo ci fermiamo nei Quaderni, è esattamente il fatto che il mondo borghese capitalistico sta perdendo l'elemento del consenso. Sta perdendo l'elemento del consenso. Sta rimanendo il dominio senza il consenso. Quando resta il dominio senza il consenso non c'è più egemonia, ma c'è il ricorso alla violenza bruta per mantenere il dominio in assenza di consenso. Quello che Gramsci chiama il meccanico impedimento, si riferisce al manganello, alle pistole, agli efferati strumenti utilizzati e patiti in prima persona anche dallo stesso Gramsci dal regime fascista.
In questo quadro, evidentemente, dice Gramsci, abbiamo un dominio senza il consenso. Interessante a questo proposito, e poi davvero mi fermo, il fatto che Gramsci, con raffinate doti analitiche, già prima dell'avvento del fascismo, avesse scritto che il vecchio ordine ormai era in fase di dissoluzione. Il consenso proletario, Gramsci pensava dopo nel biennio rosso, essenzialmente in quegli anni lì, è tale per cui o la classe dominata andrà al potere, oppure ci sarà una tremenda reazione violenta da parte della classe dominante. Questa è l'alternativa. La storia poi darà ragione a Gramsci, sviluppando in un senso questa profezia.